Ok, allora grazie a tutte e a tutti di essere qui anche per questo terzo seminario, di questo ciclo di conferenze di ISITA. E come vi ricorderete abbiamo cominciato con il popolamento dell'Eurasia, poi passare direttamente dalla parte di là dello Stretto di Bering con le Americhe, con Chiara Barbieri, e oggi siamo qua con la dottoressa Serena Neli dell'Università di Torino per parlare invece di Italia, in un tono molto autobiografico, giustamente. E Serena è una ricercatrice di genetica popolazione, di popolazione e di genetica forense presso l'Università di Torino e ha un'esperienza di ricerca molto marcata appunto sulle popolazioni antiche e moderne italiane, e quindi ci parlerà oggi di chi siamo, da dove veniamo, insomma le solite cose dell'antropologia, vero Serena? E come dicevamo, le domande sono ovviamente ben accette sia durante che anche in fondo, insomma, la presentazione. Scrivete o parlate, nel caso se sono in chat mi occuperò io di leggerle a Serena. Prego Serena. Va bene, allora cominciamo. Buongiorno a tutti, grazie, vabbè, grazie per l'invito. Diciamo che mi sono chiesta un po' di volte da dove cominciare per, diciamo così, per parlare del popolamento dell'Italia. E dopo averci pensato un po', diciamo che ho pensato che non c'era miglior punto da cui cominciare se non da ciò che, almeno a mio parere, costituisce, diciamo così, l'essenza del nostro patrimonio genetico, e cioè le migrazioni. In effetti, in Europa oggi nessun individuo deriva, diciamo così, esclusivamente dai primi cacciatori-raccoglitori che arrivarono, insomma, dall'Africa e che si stabilirono in Europa circa 40.000 anni fa. Ma il nostro ritratto genetico è ben più complicato di così, con parte della nostra ancestry che deriva ovviamente dall'Africa, dal Medio Oriente, dalle steppe, dal Caucaso e così via. E quindi ho pensato di cominciare, cioè ho pensato che il tema della migrazione fosse ovviamente rilevante per qualsiasi seminario che parlasse del popolamento di qualche area, ovviamente, ma che fosse ancora più rilevante quando si parla di Europa e quando si parla d'Italia. Quindi, in linea generale, le migrazioni, lo sappiamo, sono state un fattore evolutivo enormemente importante per la nostra specie e in generale per qualsiasi forma di vita sulla Terra. Hanno accompagnato la nostra evoluzione, ma si sono anche a loro volta evolute nel corso del tempo, perché, per esempio, diciamo così, dalle prime migrazioni che erano per lo più erratiche, seguivano i cicli stagionali o gli spostamenti delle prede, si è passati a qualcosa di molto più strutturato, fino ad arrivare poi, come vedremo, nel Neolitico, ad una vera e propria rivoluzione nel modo di spostarsi o in questo caso forse di non spostarsi, perché arriva uno stile di vita sedentario, più sedentario almeno. E oggi arriviamo in un momento in cui forse più velocemente delle persone riescono a spostarsi le idee. Sfortunatamente, oggi però diciamo che non è il momento migliore per essere un migrante. Vedremo poi anche questa parte alla fine. Allora, nel corso del tempo, archeologi, antropologi e genetisti, diciamo così, che hanno unito le forze per provare a risolvere la grande sfida di ricostruire le migrazioni del passato. Le popolazioni che si spostano, infatti, lasciano delle tracce e sono tracce diversissime. Possono essere, dei vasellame che troviamo nelle sepolture, resti ossei all'interno delle grotte, oppure frammenti di DNA all'interno del nostro genoma. Se vogliamo concentrarci su questo argomento da una prospettiva genomica, allora non possiamo che fare una micro introduzione, almeno su questa parte, e dire almeno il fatto che tra due individui non imparentati abbiamo lo 0,1% di differenze, quindi una variante ogni 1.000 lettere. Questa è una percentuale estremamente piccola, però se pensiamo al fatto che la nostra sequenza di DNA è lunga 3 miliardi di lettere, significa che tra due persone ci sono più o meno, in media, 3 milioni di varianti. E questo è davvero abbastanza, è più che sufficiente, diciamo così, per raccontare almeno qualcuna delle storie del nostro passato. Il problema delle migrazioni, per così dire, è che diciamo che non sono molto lineari, nel senso che il tempo delle migrazioni è un tempo frammentario, cioè
Diciamo che le migrazioni umane si estendono su questi lunghi intervalli di tempo che solamente quando li si guarda nel lungo periodo, quindi su moltissime generazioni, diventano dei veri e propri percorsi. E questo è evidente in mappe di questo tipo. In queste mappe, infatti, le migrazioni sono descritte come delle linee rette, da un punto fino ad una destinazione. E la realtà, invece, è normale pensare che non fosse così, ma che fossero più che altro dei percorsi molto tortuosi verso una destinazione, ma abbiamo anche dei casi di ritorno ad un'altra destinazione. E allora ci chiediamo come questi spostamenti che attraversano più generazioni, che ogni tanto si innescano e ogni tanto si fermano, possono essere rintracciati all'interno del nostro genoma. Beh, allora ho pensato di spendere, ma proprio 2 minuti, forse 3, su un concetto che secondo me è uno dei più importanti, nel senso che è il concetto di frequenza. E sul concetto di frequenza tutti noi siamo familiari, ne abbiamo a che vedere in qualsiasi ambito della nostra vita, no? La frequenza di un determinato evento, che cos'è? Semplicemente il numero di volte che un evento si verifica diviso un numero totale degli eventi. In genetica volevo mostrarvi solo questa slide per dirvi che anche i più complicati metodi statistici che si usano per riportare alla luce i maggiori eventi demografici del nostro passato comunque si basano su questi due concetti, il concetto di frequenza allelica e il concetto di frequenza genotipica. Ora, vogliate scusarmi se questa cosa è molto ovvia per molti di voi, insomma, però anche se ci fosse uno fra voi che non ha molto chiaro questo concetto, proviamo in... Forse ho già sprecato i 3 minuti, comunque in un minuto ancora a parlarne. Allora, noi sappiamo che noi siamo diploidi, no? Nel senso che una copia del nostro genoma è di derivazione paterna, mentre l'altra copia è di derivazione materna. Quindi se ci concentriamo sul locus, cioè un punto preciso all'interno del nostro genoma, a questo punto possiamo trovare 2 lettere. Queste 2 lettere si chiamano alleli, e la frequenza di un allele, prendiamo per esempio A, la frequenza dell'allele A, è semplicemente il numero di volte che l'allele A compare in questa posizione in una determinata popolazione diviso il numero totale di alleli. Mentre la frequenza del genotipo AT è semplicemente il numero di volte che questo genotipo compare in questa posizione e in una determinata popolazione diviso il numero totale di genotipi. Ora, perché è così importante questo concetto? Perché una volta che le mutazioni o le varianti compaiono all'interno di una determinata popolazione, ci sono alcuni processi come la selezione, la deriva genetica o le migrazioni che sono in grado di alterarne la frequenza, cioè fanno sì che la loro abbondanza aumenti oppure che diminuiscano all'interno di una determinata popolazione. Prendiamo per esempio la selezione. Se una variante è vantaggiosa, la selezione farà in modo che la frequenza di quella variante aumenti all'interno della popolazione, in modo che sempre più soggetti ne siano portatori e che questi soggetti la possano trasmettere ai propri discendenti. Ci sono anche altri fenomeni, pensiamo per esempio a guerre o a carestie, questi diminuiscono molto le dimensioni di una popolazione e portano per esempio alcune varianti per esempio a scomparire. Tra questi fenomeni c'è ovviamente la migrazione. La migrazione che cosa fa? Spesso divide le popolazioni fra di loro, ma forse molto più spesso le unisce. E quando c'è flusso genico da parte di un'altra popolazione, la variabilità genetica della popolazione finale sarà maggiore. Ecco che allora, siccome a partire dalla comparsa di una determinata mutazione, la frequenza di questa mutazione può cambiare nel tempo a causa dell'azione di numerosi fenomeni, tra cui anche la migrazione, tracciare il flusso di cambiamento di una determinata variante nel tempo ci può consentire di inferire le migrazioni del passato. Come? Beh, ci sono moltissime tecniche per farlo, alcune di queste, forse le più famose che abbiamo visto tutti sugli articoli scientifici, sono forse queste due. La prima è l'analisi delle componenti principali, è una tecnica molto molto affascinante perché ci consente di riassumere
l'enorme variabilità che c'è all'interno del genoma di più individui, pensiamo per esempio se abbiamo analizzato 20.000 posizioni genomiche, significa che noi avremo una tabella con tante righe quante sono le persone e 20.000 colonne. Non potremmo pensare di rappresentare su un piano multidimensionale tutta questa variabilità, perché non riusciremo ad osservarla. La PCA quello che ci consente di fare è riassumere tutta la variabilità contenuta in queste 20.000 varianti su due dimensioni. Perché due? Beh, perché due sono quelle che possiamo vedere su un piano cartesiano. In questo caso, a seconda delle relazioni di ciascun individuo, dove ogni individuo è uno di questi puntini con gli altri, quindi a seconda delle frequenze che ciascun individuo ha rispetto al totale, noi possiamo interpretare qualcosa su quali sono i processi che hanno costruito questa determinata struttura. Sappiamo che più due individui sono vicini, più sono simili, più sono lontani e più invece sono diversi. Un'altra tecnica è invece questa qua sotto, l'admixture. Quello che fa è semplicemente scomporre il genoma di ciascun individuo, ogni individuo è una di queste lineette verticali, in componenti ancestrali. E ogni componente ancestrale è uno di questi colori. E attraverso il confronto di più popolazioni fra di loro, possiamo anche qui provare a ricostruire gli eventi demografici che hanno costruito questa struttura genetica. Utilizzando questi concetti ed utilizzando alcune queste, ma anche e soprattutto altre tecniche, si è cercato di rispondere a molte domande sul nostro passato. E una, forse, delle più importanti è questa, la rivoluzione neolitica. Sappiamo infatti che a partire da 12.000 anni fa ci sono i primi tentativi di coltivare qualcosa. Poi si passa, insomma, nel vicino oriente, quello che tutti noi sappiamo, credo, dalle elementari, cioè la mezzaluna fertile. Si passa alla coltivazione del grano, attraverso l'olivo, la vite, la domesticazione degli animali e poi a partire da più o meno 8.000 anni fa i primi segni dell'agricoltura arrivano in Europa. La grande domanda però è come hanno fatto ad arrivarci, cioè è stata una diffusione culturale, cioè un passaggio di un passaparola, una migrazione di idee, oppure è stata una diffusione endemica, quindi uno spostamento in massa di individui da quest'area dove l'agricoltura è stata per la prima volta introdotta fino all'Europa. Utilizzando analisi, qui parliamo solo di una prospettiva genetica, quindi utilizzando analisi su genomi moderni, si riuscì ad avere un'idea più o meno suggestiva di quale che fosse la risposta. Però in realtà, per avere la risposta definitiva, diciamo così, al di là di ogni ragionevole dubbio, si è dovuto aspettare un'innovazione straordinaria, che è quella del DNA antico. Perché dico che è straordinaria? Perché per la prima volta si aveva la possibilità di inferire gli eventi del nostro passato guardando direttamente ai genomi di individui che sono vissuti contemporaneamente a quegli eventi che noi vogliamo inferire. Un altro vantaggio straordinario è il fatto che con il DNA antico noi possiamo guardare a gruppi umani che non hanno lasciato discendenti nel nostro attuale pool genico, o magari che hanno lasciato delle tracce nelle generazioni successive, ma che queste tracce sono state poi coperte da altri eventi demografici successivi. E diciamo che il DNA antico ha subito un'evoluzione straordinaria, perché dai primi tentativi nella prima metà degli anni 80 si arriva ad oggi, quando ci sono circa 10.000 genomi umani antichi. Quindi una risorsa incredibile. E forse andiamo un pochino fuori tema, però mi piace sempre raccontare questa parte, che sono i primi tentativi. Perché in realtà i primi tentativi si fecero su questa zebra estinta, che era essenzialmente un campione museale. Era un campione museale di un esemplare che era morto circa un centinaio di anni prima, quindi sì, era DNA antico, però non era così tanto antico. Ebbene, anche con un DNA così relativamente moderno, si riuscì ad analizzare una porzione davvero piccola del genoma, perché erano solo 200 paia di basi. Ora, da quei primi tentativi ad oggi, con cui i ricercatori sono arrivati ad ottenere l'intera sequenza del genoma di Neanderthal, oppure sequenze più o meno complete di genomi umani antichi, ovviamente si sono fatti dei passi da gigante, sia dal punto di vista delle tecniche molecolari, ma anche dal punto di vista delle tecniche di analisi.
questo però non deve far pensare ovviamente che sia tutto semplice, perché il DNA antico ha delle problematiche, alcune intrinseche e altre estrinseche. Diciamo così che queste sono anche delle parti molto in comune con l'analisi del DNA. Comunque il DNA, dopo lungo tempo, è frammentato, è modificato chimicamente, simulando della sorta di mutazioni, che però non sono mutazioni reali, ma sono solo date dal tempo che passa, e poi c'è forse il problema più grosso, che è la contaminazione. Può essere una contaminazione batterica, fungina, o anche una contaminazione da parte degli operatori, che magari hanno maneggiato i resti ossei o che ne hanno fatto l'analisi. Una delle prime parti della ricerca in questo ambito, quindi nell'ambito del DNA antico, era rivolta a rispondere alla domanda di dove si poteva campionare, cioè qual era la sede anatomica migliore per poter ottenere del DNA di buona qualità. Questa era una domanda molto importante, non solo perché le tecniche per analizzare il DNA sono anche costose, ma anche perché in alcuni casi possono essere più o meno distruttive. Quindi il fatto di, per poter rispondere ad una domanda così importante sul nostro passato, arrivare quasi a distruggere un qualcosa che viene dal nostro passato, è insomma una domanda sulle quali vale la pena discutere, ecco, vale la pena soprattutto fare ricerca. Questo perché all'inizio, soprattutto con i primi tentativi con la zebra estinta, si era pensato che la conservazione macroscopica, cioè il fatto di vedere un bel frammento di muscolo essiccato, fosse sufficiente per poter pensare che da lì si potesse estrarre del DNA di buona qualità. In realtà non è così, perché poi col passare del tempo si è scoperto che sono i tessuti mineralizzati ad avere il DNA di maggiore qualità, per un motivo. Anche perché in quel caso vengono più protetti, diciamo così, dalla contaminazione batterica. E su questo siamo molto contenti, perché ovviamente sono i tessuti mineralizzati che arrivano fino a noi. Per quanto riguarda però davvero qual è la sede anatomica principale, anche lì ci sono stati numerosi studi, e forse la rivoluzione dentro la rivoluzione è proprio questo, e vedremo anche perché e che cosa c'entra poi con il popolamento dell'Italia. Tra tutti i siti anatomici, infatti, il fatto che circa una decina di anni fa si sia scoperto che una parte dell'osso temporale, quello che protegge le ossa timpaniche, si chiama rocca petrosa, consenta di ottenere una percentuale molto elevata di DNA endogeno rispetto ad altre sedi, come può essere per esempio il dente o il femore, eccetera, ha consentito una vera e propria rivoluzione. Questo perché? Perché parlando di evoluzione umana in ambito europeo, ovviamente, ma anche in ambito un po' più vasto, alcune delle aree più interessanti sono le aree a clima caldo e clima umido. E quelle modificazioni chimiche e quei fenomeni di danneggiamento del DNA sono tanto maggiori quanto più il clima è caldo e umido. Quindi, se è molto facile ottenere, molto facile relativamente, però se è più facile ottenere DNA da aree fredde, come può essere la Svezia, lo sarà molto meno da aree più calde, come pensiamo l'Africa o pensiamo anche solo l'Anatolia e il Medio Oriente. Utilizzando invece la rocca petrosa e soprattutto la parte più densa, quindi la parte quella della coclea, si riesce ad ottenere DNA antico anche in zone più calde, e qui c'è solo una selezione di articoli che sono stati pubblicati in questo caso fino al 2018 e che coinvolgono queste aree. Questa è invece un'immagine che avevamo fatto nel marzo del 2021 e l'ho riportata solo per farvi vedere come fino a 2 anni fa, quindi adesso ce ne sarebbero ancora di più, quante sequenze di DNA antico fossero allora disponibili. Alcune di queste, quelle più scure, sono quelle più antiche, di circa 10.000 anni fa, sono anche presenti in alcune aree interessanti come la Turchia e l'Anatolia. Questa invece è. Questa invece è un'immagine che abbiamo fatto anche qui, sempre per lo stesso lavoro nel 2021, focalizzandoci però principalmente sull'Italia. In questo caso avevamo diviso l'Italia in 4 aree geografiche. In questa immagine avevamo semplicemente mostrato quanti fossero i genomi antichi italiani. Si vede ovviamente che sono pochi quelli risalenti a 30.000 anni fa, mentre sono moltissimi quelli risalenti, per esempio, all'età del ferro.
un po' meno all'età del bronzo e ancora un po' meno al neolitico. Allora, diciamo così che tutte le innovazioni che ci hanno consentito di ottenere una così grande abbondanza di DNA antico hanno consentito di rispondere nel corso del tempo a tantissime domande sul popolamento dell'Europa e quindi del popolamento dell'Italia. L'Italia sappiamo che grazie principalmente alla sua posizione al centro del Mar Mediterraneo è stato per così dire un crocevia di movimenti e di migrazioni, e queste migrazioni, molte di queste migrazioni, hanno lasciato una traccia nel nostro DNA. E si tratta quindi di un, diciamo così, un ritratto genetico un po' più complicato, che fa sorgere quindi la domanda del chi sono davvero gli italiani. Allora, come è stato detto circa 2 settimane fa con la relazione di Leonardo Vallini, lui vi ha parlato anche dell'uomo di Neanderthal, e forse se dovessimo dire chi fu davvero il primo europeo o il primo italiano, beh, l'uomo di Neanderthal ha sicuramente un posto di rilievo, e l'Italia in questo caso ha numerosissime testimonianze, numerosissimi siti archeologici che hanno ospitato Neanderthal. Pensiamo per esempio ad Altamura, a Ceprano, eccetera. Se però ci concentriamo su Sapiens e sui primi cacciatori-raccoglitori, allora anche qui l'Italia ha un posto molto, molto importante, perché è proprio qui, a Grotta del Cavallo in Puglia, una delle prime testimonianze dell'occupazione Sapiens in Europa. Cioè, noi sappiamo che i Sapiens escono dall'Africa e che si dirigono intorno a 46.000 anni fa verso l'Europa. In questa grotta, a Grotta del Cavallo, ci sono tra le testimonianze più antiche, perché questi reperti risalgono ad un periodo che è compreso tra i 45 e i 43.000 anni fa. Beh, allora, i primi cacciatori-raccoglitori, diciamo così, che non vivono molto, forse felicemente, nel senso che vivono in gruppi piccoli, sono molto isolati tra di loro e quindi grandi sconvolgimenti climatici del periodo, pensiamo alle ere glaciali, diciamo che li mettono in grande difficoltà. Durante l'era glaciale, quella di circa 20.000 anni fa, tutta la parte superiore dell'Europa era coperta dai ghiacci. Il ghiacciaio alpino si estende fino a Nizza e quindi praticamente blocca tutto il passaggio verso ovest. Tuttavia, intorno più o meno ai 14.000 anni fa, forse anche un po' prima, l'era glaciale finisce e cominciano, diciamo così, le prime migrazioni. Una tra le più importanti, che ha davvero un ruolo fondamentale in Italia e in Europa, è quella che viene chiamata la Villa Bruna Replacement, cioè l'arrivo di una componente genetica di Villa Bruna che è simile agli attuali abitanti del Medio Oriente e che viene vista, una delle prime testimonianze di questa componente è in un individuo che è stato trovato in Italia. In particolare è stato trovato a Verona, in un sito archeologico che si chiama Riparo Tagliente. L'individuo è Tagliente 2 e risale a 17.000 anni fa. Quindi già prima, forse prima della fine dell'era glaciale, ci sono testimonianze di questa componente di Villa Bruna all'interno dell'Italia. Perché è così importante questa componente? Perché è una delle 3 componenti, che poi vedremo meglio dopo, che formerà le basi dell'Europa post-era glaciale. Allora, dal punto di vista genetico, come sono però questi cacciatori-raccoglitori? Allora, qui abbiamo una PCA, e questo è il motivo per cui ve ne parlavo prima. È una PCA un po' più complicata, perché in grigio qui ci sono gli individui moderni. Vedete che qui c'è il Medio Oriente fino all'Africa, qui abbiamo l'Italia e i Balcani, l'Europa dell'Est, l'Europa dell'Ovest, qui piccolino, questo piccolo gruppo è la Sardegna, che poi ci servirà per dopo, e tutti gli altri puntini colorati invece sono i cacciatori-raccoglitori del Mesolitico. Come vediamo, i cacciatori-raccoglitori, la variabilità genetica di questi individui non è così simile alla nostra, perché, come facciamo a dirlo? Perché non sono così sovrapposti a noi. Ma dobbiamo pensare che erano pochi, erano isolati e che erano i primi arrivati. Forse questo è l'elemento più importante. Dopo sono arrivati altre popolazioni molto più numerose che hanno quasi rimpiazzato la loro ancestry all'interno del nostro ritratto genetico. Diciamo
Diciamo così che i cacciatori raccoglitori avevano appena finito di fare i conti con la fine dell'era glaciale, che un nuovo sconvolgimento stava per arrivare. Ed è proprio il Neolitico. Allora, in questo caso dicevamo che a partire dal DNA moderno la domanda di chi portò l'agricoltura in Europa non era così chiaro, o meglio, c'erano tantissime ipotesi molto fondate, e alcune di queste erano effettivamente quella corretta. Però, in effetti, quella che viene proprio definita la smoking gun arriva in questo caso dal DNA antico. Perché per la prima volta si riesce a dimostrare che l'arrivo dell'agricoltura è stato il frutto di una diffusione endemica, quindi uno spostamento di persone, e questo si dimostra in due step. Diciamo che il primo step era stato capire che i primi agricoltori da tante parti dell'Europa erano molto diversi da chi abitava prima di loro, quindi dagli ultimi cacciatori raccoglitori. Questo, che è un segno di discontinuità genetica, era una prova sufficiente per dire che l'agricoltura con gli agricoltori arrivava da un'altra parte. Da dove arriva? Beh, si scopre che gli agricoltori dell'Anatolia e del Levante, quindi di questa zona, sono invece il punto di partenza di questa ancestry che è stata trovata negli agricoltori europei. La seconda domanda che ci si poteva fare, però, una volta capito chi ha portato l'agricoltura, abbiamo detto persone, e abbiamo detto persone dall'Anatolia e dal Levante, ci si può chiedere però quale fu il destino di chi abitava prima di loro in quelle zone. Allora, per farlo possiamo usare invece qui non la PCA ma la mixture. In questo caso vediamo, come prima, ogni linea verticale è un individuo, i colori sono le componenti ancestrali, qui è solo un po' più complicato per, diciamo così, le sigle. Se noi ci concentriamo su quelli che si chiamano EN, quindi per esempio questi due, EN sta per Early Neolithic, quindi i primi che arrivano, vediamo che ci sono solamente due colori, questo arancione e questo blu. Il blu è lo stesso che vediamo nei cacciatori raccoglitori, gli Hunter Gatherer. Okay. Invece nei late Neolithic, quindi quelli dopo un po', diciamo tra i 6.000 e i 5.000 anni fa, hanno questa componente di cacciatori raccoglitori più grande. Quindi se in un primo momento non c'è stato forse un reciproco disinteresse, questa attitudine cambia dopo qualche migliaio di anni. Da un punto di vista invece genetico, sempre la PCA di prima, solo che a questo punto i puntini colorati non sono più i cacciatori raccoglitori, ma sono i neolitici. Vediamo, se vi ricordate, dalla PCA di prima, che qui sotto, in grigio, avrebbero dovuto esserci i sardi. E in effetti, i neolitici, quando sovrapposti ad una PCA moderna, si posizionano più o meno in questa zona, sopra la Sardegna. Come mai? Questo perché... non perché ovviamente i sardi siano più una popolazione più antica, meno sviluppata o stupidaggini del genere, ma più che altro per il fatto che la Sardegna, essendo un'isola, essendo isolata per così dire, non ha avuto una così grande influenza da parte delle grandi migrazioni successive e quindi ha mantenuto più inalterate rispetto alle altre aree dell'Italia e dell'Europa le tracce di questa grande migrazione neolitica. La terza componente principale della nostra variabilità genetica in quanto italiani che vivono in un'area più grande dell'Europa è questa. È una componente di nuovo molto grande che arriva dalle steppe durante l'età del bronzo, quindi più o meno 5.000 anni fa. La cultura da cui deriva si chiama Yamnaya, è una cultura che nasce qui in questa zona del Caucaso e le cui tracce si vedono in Eurasia e in Europa. Arriva in Europa e anche qui l'Italia ha un ruolo molto importante perché circa 2 anni fa è stato pubblicato uno studio che dimostra come questa componente genetica delle steppe arriva in Italia intorno ai 4.000 anni fa al nord e a 3.600 anni fa in Italia centrale. Perché è così importante questa ancestry? Beh, intanto è l'ultima che arriva e vedremo che è anche una
spiega una gran parte della nostra diversità, ma poi insieme all'ancestry, quindi insieme ad una parte del loro patrimonio genetico, ci portano anche delle cose molto importanti. Ci portano a parte alcune tecniche di lavorazione del metallo, ma poi ci portano la ruota, il carro e anche l'aratro. Da un punto di vista genetico, come si comportano? Beh, dobbiamo ricordare che anche questa fu una sorta di diffusione endemica, quindi molte persone si spostano e sono le ultime arrivate. Quindi è abbastanza normale che la loro variabilità genetica sia la più simile alla variabilità genetica degli europei moderni. Questo a parte i campioni sardi che rimangono invece posizionati sulle posizioni più neolitiche, proprio perché l'ancestry delle steppe arriva, ma in misura molto minore e un po' più tardi. Ok, quindi fino a questo punto abbiamo detto che la composizione genetica dell'Europa e dell'Italia si può far risalire in misura maggiore a tre componenti principali. La prima componente di cacciatori e raccoglitori del Mesolitico, le popolazioni dell'Anatolia che arrivano durante il Neolitico e le popolazioni delle steppe che arrivano durante la Bronze Age. Tuttavia, una volta detto ciò, potremmo chiederci: ma allora è tutto qui? Cioè non c'è più nient'altro da scoprire? In realtà, assolutamente no, perché in realtà dopo la Bronze Age arriva una fase che è estremamente importante, forse la fase anche che almeno io mi ricordo meglio dagli studi scolastici, che è la fase dell'età del ferro. Diciamo che a partire dall'età del bronzo, quello che succede all'interno del Mar Mediterraneo, quindi ricordiamoci sempre quando si parla d'Italia che l'Italia ha una posizione geografica peculiare, cioè molto caratteristica, al centro del Mar Mediterraneo, quindi il Mar Mediterraneo ha un ruolo fondamentale. Sempre quando parliamo d'Italia, lo vedremo poi anche dopo. E, a partire dall'età del bronzo si intensificano enormemente gli spostamenti anche via mare e questi si intensificano ancora di più durante l'età del ferro. Pensiamo per esempio alla dominazione dei Greci, la Magna Grecia, alla colonizzazione dei Fenici, eccetera. Allora, il fatto che però quello che si diceva prima, no? Che la nostra composizione genetica può essere rintracciata a quei tre movimenti principali, quindi il Mesolitico, il Neolitico e le steppe durante l'età del bronzo. Cioè il fatto che dall'età del bronzo in poi non si verifichino dei grandi sconvolgimenti all'interno del nostro patrimonio genetico, non significa che non sia successo nulla. Significa semplicemente che le popolazioni che sono arrivate dopo non erano così tanto diverse come lo erano state in passato. C'era una sorta di effetto più o meno omogenizzatore all'interno del Mar Mediterraneo dato da questi grandi movimenti. Tra i grandi sconvolgimenti di cui stavo parlando, forse uno dei più, diciamo così, uno dei più importanti è stato, se parliamo principalmente d'Italia, l'effetto di Roma. Questo è un lavoro che invece è stato pubblicato nel 2019. In questo lavoro hanno analizzato 127 sequenze di DNA antico che attraversavano un periodo molto grande, un periodo di circa 12.000 anni, campionate però sempre nell'area di Roma o nelle aree circostanti. E tra tutti i risultati dello studio, forse quello più interessante, quello che secondo me almeno è più interessante, è questo, e cioè il fatto che nel passaggio dalla Repubblica all'Impero si vede uno shift dei campioni, che sono questi qui, che vediamo repubblicani, e questi qui che vediamo imperiali, dalle zone dove erano prima, quindi qui più o meno sovrapposte l'Italia, la Spagna, verso il Medio Oriente, quindi da qui verso qui. Questo shift che si ha nel periodo dell'età imperiale, questo shift verso il Medio Oriente, è principalmente dovuto diciamo così, incredibilmente aumentata connettività che c'era all'interno del Mar Mediterraneo a causa dell'influenza di Roma. In alcuni casi erano movimenti volontari dati dal commercio, in altri casi c'era anche un'importante parte data dalla schiavitù, insomma, schiavi che dal Medio Oriente venivano portati a Roma.
accanto all'esempio di Roma ce ne sono poi anche tanti altri, che adesso per ragioni di tempo non possiamo trattare nel dettaglio, ma ci sono degli studi, è uscito uno studio molto importante sull'origine degli Etruschi l'anno scorso, due anni fa, e poi invece questo studio che abbiamo fatto noi nel 2022 sull'origine di una popolazione sicuramente meno conosciuta degli Etruschi, che era la popolazione dei Dauni, una popolazione che abitava in quest'area, nella Puglia settentrionale. Ok, che cosa ci dice però a questo punto? Abbiamo fatto tutti i periodi storici, mettiamola così, il Mesolitico, il Neolitico, l'età del bronzo, l'età del ferro, ci siamo soffermati tantissimo sull'età del ferro e siamo arrivati fino al giorno d'oggi. Che cosa ci dice il DNA di italiani moderni? Allora, ci dice essenzialmente quello che avevamo ricostruito già prima, e cioè guardiamo questo grafico come se fosse un admixture. Ognuna di queste linee è un gruppo di individui italiani simili fra di loro. Potremmo pensare come se fossero le regioni d'Italia, le regioni del nord centro, del sud Italia, la Sicilia e della Sardegna. Se le confrontiamo con, ricordiamoci, l'ancestry mesolitica, l'ancestry neolitica e l'ancestry dell'età del bronzo, vediamo che queste tre ancestry hanno lasciato un'impronta molto importante in Italia e in maniera più o meno simile in Europa. Vediamo che l'ancestry mesolitica, cioè questa rossa, ha lasciato una componente genetica piuttosto piccola, ma lo vedevamo anche prima con la PCA. Vediamo che la componente neolitica, quella gialla, è molto abbondante in Sardegna, lo vedevamo anche prima con la PCA. E vediamo poi qualcosa di un pochino più strano, perché questo modello a tre componenti principali comincia a vacillare se guardiamo un po' all'età del bronzo, perché in Italia e soprattutto nel sud Italia non vediamo solamente la componente che arriva dalle steppe, ma vediamo anche una componente che arriva dall'Anatolia. In realtà è una componente che è predata all'età del bronzo, perché è molto simile ad un gruppo di cacciatori raccoglitori, quindi si parla ancora del Mesolitico, del Caucaso. Questa componente sarebbe presente in alcune popolazioni dell'età del bronzo dell'Anatolia che in un qualche modo sono riuscite ad arrivare in Italia, probabilmente via mare. Una cosa molto interessante è che abbiamo visto che l'arrivo di questa componente predata la Magna Grecia, quindi qualcosa che potrebbe essere arrivato via mare ancora prima della Magna Grecia. Un elemento, forse uno dei più importanti, se vogliamo parlare d'Italia, è questo, e cioè il fatto che il grado di differenziazione genetica tra gli italiani, diciamo così, e lo vedete in questo grafico con questo è un violin plot, quindi un grafico che vi rappresenta l'estensione della variabilità genetica in Italia tra individui italiani, che è confrontabile con l'estensione della variabilità genetica che si vede tra popolazioni europee ed è molto più alta di quella che si vede per esempio in Spagna, in Francia, nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca. Questa così elevata variabilità genetica ovviamente è frutto di moltissime cose, anche per esempio della conformazione fisica dell'Italia, della struttura proprio a penisola dell'Italia, della presenza della Sardegna, della presenza delle isole, eccetera, eccetera. Ma in maggior misura è frutto del ruolo, diciamo così, che l'Italia ha avuto durante i secoli come crocevia di migrazioni. Accanto alle tre tracce principali che noi vediamo di quelle tre popolazioni, quindi il Mesolitico, l'Anatolia e le steppe, abbiamo un'ulteriore migrazione dal Caucaso e poi abbiamo tutta la storia di dominazione di colonizzazione che si ha nei secoli successivi, quindi dopo l'età del ferro, durante il Medioevo, fino ad arrivare al giorno d'oggi. Se volessimo fare un collegamento col giorno d'oggi e anche qui all'importanza, in questo caso alla triste importanza che l'Italia ha nei fenomeni migratori odierni, non possiamo non parlare del Mediterraneo oggi. Diciamo che negli ultimi 10 anni più di 20.000 persone sono o
o hanno perso la vita oppure sono scomparse nel Mar Mediterraneo. E forse una delle cose più tristi di questo è il fatto che più della metà di queste persone rimangono ancora senza un nome, rimangono non identificate. E questa è un'immagine piuttosto famosa, si tratta della nave che affondò nello stretto di Sicilia nel 2015. In questo naufragio persero la vita un migliaio di persone e praticamente vennero recuperati più o meno la metà dei corpi. In realtà il Mediterraneo ha un ruolo in questo caso davvero triste e questa slide ne è forse uno degli esempi forse più evidenti. Questa è una slide che si riferisce a un periodo circoscritto, sono solo 4 anni tra il 2014 e il 2018, il fenomeno non è granché cambiato purtroppo, ma il Mediterraneo rimane oggi uno dei posti più pericolosi da attraversare, più pericolosi ma anche più, diciamo così, più attraversati. Diciamo che una delle cose che noi potremmo fare, un contributo che noi potremmo dare è aiutare il processo di identificazione personale di queste persone che muoiono e i cui corpi vengono recuperati, per poi favorire tutto quello che è il processo successivo, quindi per esempio i ricongiungimenti familiari. Allora, normalmente l'identificazione personale viene fatta in questo modo, viene fatto confrontando i dati post-mortem con i dati ante mortem e vedendo se si trova un match. I dati post mortem possono essere qualsiasi cosa che io riesco a vedere sul corpo, quindi possono essere fotografie dentali, dei tratti particolari che sono ancora visibili, può essere per esempio DNA. Tutto questo deve essere confrontato con i dati ante mortem. I dati ante mortem possono essere qualsiasi cosa che era appartenuta in vita alla vittima, oppure delle testimonianze per esempio di operazioni dentali. Tutto quello che può dare un'idea di che cosa è successo nel corso della vita a quella determinata persona che è scomparsa, quindi fotografie, eccetera. Nel caso dei migranti del Mediterraneo, queste due tipologie di dati vengono a mancare per motivi diversi. Diciamo che i dati post-mortem mancano perché il riconoscimento del corpo è molto complicato in alcuni casi, nel senso che in alcuni casi i corpi vengono recuperati anche dopo mesi, a volte anni, dal naufragio e di conseguenza non sono più così facilmente riconoscibili. E quindi tutti quei tratti, pensiamo per esempio a un tatuaggio, che si possono vedere sul corpo della persona, non si possono più così facilmente vedere. I dati ante mortem, per contro, sono difficilmente recuperabili perché le condizioni politiche dei paesi da cui i migranti vengono sono spesso difficili. Ecco, i governi non rispondono, non ci sono le ONLUS, spesso non riescono ad arrivare, eccetera, eccetera. Di conseguenza, diciamo così che l'identificazione spesso si basa su prove antropologiche e prove genetiche. Una delle prove genetiche, a parte che non ha a che fare con l'identificazione personale, è la possibilità di capire da dove viene quella persona. Cioè, abbiamo detto finora che, concentrandosi sull'Italia, però in realtà l'abbiamo detto sull'Europa, l'abbiamo detto su come funziona la fluttuazione delle frequenze all'interno della nostra specie, abbiamo detto che la variazione delle frequenze, delle varianti, delle mutazioni all'interno della nostra specie dipende da eventi demografici. Abbiamo detto allora che questi eventi demografici lasciano una traccia. Se noi riusciamo a concentrarci su quelle varianti le cui frequenze sono maggiormente diverse tra le popolazioni del mondo, possiamo essere in grado di inferire con una precisione più o meno alta, a seconda dell'area geografica, da dove viene una persona. Perché dico che non è un'identificazione personale? Perché questa è un'analisi che non risponderà mai alla domanda chi è questo individuo, risponderà solo alla domanda da dove viene. Ma mettendo insieme questa risposta da dove viene a tante altre risposte che vengono dallo studio antropologico e dal recupero di tutti questi altri dati, si può ottenere un'identificazione di successo e si può in questo caso restituire il corpo alle famiglie. Allora, lasciando, insomma, per terminare qui questa presentazione, per fare un piccolo e minuscolo riassunto, potremmo dire che l'Italia è il paese in Europa con la più alta variabilità genetica e questo è dovuto all'effetto combinato di moltissimi eventi. Se ne volessimo trovare quelli principali dal punto di vista sempre genetico, sappiamo che sono le tre principali ancestry che risalgono a periodi diversi,
più tutta la complessa storia di migrazioni che si è susseguita nel corso del tempo. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Serena. Direi migrazioni su tutti i livelli cronologici. Esatto. Domande? Io in chat non ho visto domande per adesso, quindi aprirei al microfono, diciamo, live. Vai Giovanni. Lo faccio per rompere il ghiaccio. Ovviamente non so se mi vedete perché ho una connessione abbastanza scadente oggi. Vabbè, non vi siete persi nulla, però mi sentite. Allora, grazie mille, davvero molto esaustiva, molto chiara, anche ho apprezzato molto anche il collegamento finale. Peraltro, a rifletterci bene, c'è una sorta di, non so se chiamarla maledizione, no? Per cui alcuni posti davvero importanti per l'evoluzione umana in passato, in cui ci sono stati processi, fenomeni che hanno un po' dato forma, no? Anche la nostra storia genetica e non solo, avvengono delle cose, diciamo, molto tristi, oltre ovviamente a quello che accade nel Mediterraneo, se pensiamo a quello che accade a Ventimiglia, dove c'è la famosa grotta del Grimaldi, in Etiopia, dove si susseguono lotte intestine, tutti conoscono l'importanza della Valle dell'Omo, e per finire forse la situazione, se vogliamo fare una scala di gravità, quello che sta accadendo in Siria e più in generale nella zona che corrisponde alla mezzaluna fertile, quindi anche lo stesso Iraq. Non so, riflettevo, ma questa non è una domanda, la mia osservazione un po' all'atere. Sì, sembra davvero un ritratto completo. Mi limiterei ad aggiungere che nel territorio italiano anche un po' il paesaggio, questa ricchezza anche di variabilità da un punto di vista geologico, quindi zone più aperte a migrazioni, diciamo, continue, come per esempio le varie pianura o le zone costiere, zone alpine, in parte anche appenniniche, dove ci sono stati insediamenti anche in tempi storici. A partire dal Medioevo ci sono, come nel caso dei Ladini, diciamo, continuità con popolamenti più antichi, anche quello, diciamo, ha contribuito a questa grande diversità che ci contraddistingue e che ha illustrato così, così bene, soprattutto per quanto riguarda le fasi più antiche. A questo punto non so se ti ho fatto una domanda o no, ma comunque puoi commentare, prego, come ti pare. No, 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 la domanda c'era ed era il, diciamo così, la interpreto così, che accanto alla, cioè che uno dei motivi per cui tanta gente è arrivata in Italia non era solamente perché passava di lì per caso, ma era anche perché era attirata, diciamo così, dalla ricchezza del paesaggio, della conformazione del paesaggio. Non sto parlando di bellezza del paesaggio, per carità, cioè c'è anche quello, ma forse non era così rilevante all'epoca. Però uno degli esempi che mi viene in mente sono diciamo così, le miniere di rame delle Alpi. Sappiamo, per esempio, avevo letto che mi aveva colpito molto che l'ascia che era stata trovata, l'ascia di Ozi, quindi dell'uomo dei ghiacci, veniva dalle miniere di Remedello. Remedello era uno dei posti più importanti per l'estrazione del rame. Ora magari qualcuno nell'audience ne sa molto meglio di me. Io so solo esattamente queste parole che ho detto in questo momento, però era una cosa che mi aveva colpito moltissimo perché è un'interconnessione tra periodi e tra persone durante nel nostro passato. Sì, no, certo, infatti se posso aggiungere. Ah no, scusa Giovanni, non ti volevo zittire. No, no, volevo solamente una piccola cosa. Sì, no, infatti le miniere sono importanti anche per alcuni gruppi del nord, eccetera, che poi sono arrivati. Ma volevo solamente fare un'ultima cosa dal punto di vista molto naturalistico, no? Questo parallelismo che c'è a livello faunistico e anche a livello, diciamo, vegetale delle piante, con questa grande ricchezza, ricchezza di endemismi. E questo completa un quadro molto bello dell'Italia, no? Da questo punto di vista. Sì. Grazie, scusate. Posso? Sì, allora, prego. una curiosità, una semplicemente una curiosità, e ho una domanda postuma al dottor Parenti dalla volta scorsa. Curiosità,
Ricordo di aver letto che cercarono di attribuire l'ascendenza genetica di Ötzi e alla fine scoprirono che era sarda. Mi conferma la cosa? Oppure è semplicemente una boutade? Allora, è più o meno quello di cui parlavamo prima, no? C'era una slide in cui mostravamo, in cui si parlava del neolitico, no? Dell'agricoltura neolitica, e c'era la PCA, e lì vi avevo detto, facciamo attenzione a dove sta la Sardegna, no? E vedevamo che tutti i campioni neolitici si posizionavano sulla Sardegna, ok? Ötzi, l'uomo di Similaun, veniva dall'età, insomma, copperegge, l'età del rame, quindi leggermente prima, e la sua struttura genetica possiamo, se dividiamo in macro settori, quindi se dividiamo in maniera molto grossolana, possiamo dire neolitico. Okay? L'uomo di Ötzi si posiziona sopra la Sardegna, ma non perché sia sardo lui, o non perché i sardi siano più antichi, no? Ma semplicemente per quello che si diceva, cioè la Sardegna, essendo un'isola, essendo quindi un isolato, proprio per la sua struttura, qui ecco, la struttura del paesaggio, la struttura geografica è molto importante, non ha subito quella grande migrazione, o meglio, l'ha subita ma in misura molto minore, quella grande migrazione successiva delle steppe. Quindi i sardi hanno mantenuto più inalterata rispetto a quello che abbiamo, per esempio quello che possiamo avere io, non sarda, quella componente neolitica, ma non perché Ötzi fosse sardo, ovviamente, ma solo per una mancanza di rimescolamento successivo. Grazie mille. Domanda postuma al dottor Parenti. La conferenza successiva mi parlava di un'eventuale ipotesi sull'Utreana di arrivo nelle Americhe. Quali sono le prove a confronto? Cosa sono le prove che testimoniano, che poi supportano l'ipotesi sull'Utreana? Allora, Se si trova. mi spiace, in primo luogo sono arrivato tardi, Serena, sono un imbecille, ho sbagliato il calcolo delle ore, insomma, la vecchiaia fa così, ma ho una considerazione da fare, a questo punto la metto subito, grazie Giovanni per aver ricordato la geografia, perché la penisola italiana è l'unico stato europeo così esteso in latitudine. Come il Sud America, c'è una grande differenza di paesaggi per questo. E poi c'è quella simpatica complicazione degli Appennini, quindi c'è una spina che divide un paese caldo e un paese freddo, insomma, il risultato è una grande variabilità. E poi in metalli ce n'è da un mucchio di parti. La Toscana ha attirato soprattutto per questo, la Sicilia, la Puglia ne hanno, quindi sono tutte ottime ragioni per ricordare la diversità del paesaggio agrario italiano, come diceva Emilio Sereni, quindi hai fatto una collocazione perfetta e ti ringrazio per questa saggezza dalla barba bianca. Terry, la cosa è semplice, l'idea del Solutreana è antica, ogni 30-40 anni viene fuori nella preistoria. Già François Borde la considerava una cosa un po' ridicola ed era basata sulla similitudine di manufatti, se non che può darsi che sia effettivamente una sciocchezza di per sé, perché sono tanti casi in cui le cose si assomigliano, però ha generato delle ricerche divertenti e molto utili, per cui gli americani si sono messi a guardare sul fondo oceanico della costa atlantica, hanno trovato della roba, hanno trovato dei mastodonti a circa 80 metri di profondità, quindi testimoni di un momento in cui l'acqua era più bassa, cioè in sostanza del pre-Niglaciale. Come un po' dappertutto nella storia della scienza, idee strampalate generano nuove ricerche, quindi come tale non va condannata, anche se sembra un pochino, insomma, strampalata.